là. A che ora? 9 e mezza, verso le 9 e mezza. Sei pronta? No. Sei pronto? No. Era. Sei pronto? Beh, forse, non lo so. Sì, ora sì. Sei pronta? Patrizio, in realtà io non volevo questa cosa, volevo soltanto dire stappare backstage. Cioè, guardiamo, sono qui, forse per me saboterò tutto. Sappiate che probabilmente esploderà tutto alla mia. Io non faccio. Quindi era colpa tua se non partiva l'audio prima, eh? Adesso non partirà neanche il video e morire un attimo. Doppia angolazione, ragazzi. Allora, ancora ci farò presentare. Perché non si mette a fuoco? Non si mette a fuoco? Cesare, Cesare, che cosa ne pensi della dell'ultima giornata? Sono veramente euforico. Ragazzi, mi hanno detto che ci sarà una seconda stagione di Roboros. Ci sarà la terza, perché dalla seconda ne frega un cazzo nessuno. E quando guardate in camera, io parlo a te che guardi, non ci sarà mai. Dovete fuori fuori. Non più, lo spoilerare. Suicidati all'anteprima dell'ultimo giorno. Bene. Alla prossima. Senti la musica di Pathos. Aramme vive. Bravo. Ecco Luca che si prepara a scrivere la seconda stagione di Roboros. Esatto, questo con il suo più grande compagno. Esatto. Le tue parole prima della riproduzione del video. Paura in realtà. Sì. Io vi ringrazio per essere qui, ringrazio i ragazzi di Roboros e io credo che meritino comunque un grande applauso. Posso dirvi solo una cosa, che ci abbiamo messo tipo mesi e mesi per fare questa cosa, ci abbiamo messo tanto tempo e questa è la parola esatta, insomma, il tempo, ragazzi. Allora raga, in realtà qui c'era tipo una scaletta un po' di tempo fa, un paio di settimane fa. Se ci sono delle domande noi le accogliamo, rispondiamo. Un attimo. Esatto. Siamo felici di esaudirvi in ogni vostra richiesta.